quindi si parla di politica, si parla magari di riforme nazionali che sono anche molto importanti, però non si parla dell'ospedale di Galatina, o non si parla del piano regolatore della città, o non si parla di ambiente o di rifiuti solidi urbani, quelle che dovrebbero essere le tematiche di una campagna elettorale. Bisogna fare pure attenzione, perché io credo che se un candidato oggi si metta sulla piazza e vada a raccontare proprio quello che sente sul piano programmatico, magari specificando i vari problemi, se aveva davanti 50 ascoltatori, dopo 10 minuti diventano 20, poi diventano 5, cioè si è formato anche, è venuta fuori questa problematicità che se l'elettore non sente un po' di aria frizzante di scontro su altri problemi, ma sente un discorso così pagato che magari tratti il problema della strada, il problema della nettezza urbana, compagnia bella con la spiegazione, la raccolta differenziata, il dovere del cittadino e compagnia bella, quasi quasi, ecco, considera tutto ciò una specie di brodo estraneo Subentra la noia, quindi e quindi magari un disinteresse, se ne va a aumenta il passeggio più disinteresse. di quanto dico avviene, quando invece, ecco, stasera c'è lo scontro tra Tizio e Allora, Caio, e allora la curiosità. viene fuori la curiosità. Ecco, la politica non è una curiosità, la politica invece è, a parte che è una scienza, ecco, a parte che governa la polis, quindi governa la gens, che siamo Tutti, noi no? tutti, la politica è un'arte molto, molto nobile, da cui dipende sia il domani della città, sia il domani dell'individuo e sia della collettività. Un po' questo valore della politica l'abbiamo perduto anche perché la politica, bisogna dire, è stata pure sporcata, per l'amor di Dio, da tanti eventi, ha portato quindi disgusto. Però ecco, non è che la medicina o la terapia adatta per avere una migliore politica è quella, ecco, di ritirarsi nella propria casa, chiudere la porta, come dicevo tante volte, e dire: a me tutti questi problemi mi interessano, si leggano, chi vogliono, ma io me ne sto a casa. Questo per quanto riguarda gli astensionisti o quelli che votano, che invece un po' di riflettere magari, che so, sulla soglia quasi del seggio elettorale, sul piano dell'emotività, oppure per favorire qualche amico, oppure perché hanno incontrato lungo la via qualcuno che ha dato dei suggerimenti, ma una coscienza propria. Ecco, la politica non è qualcosa che appartiene ai leader. I leader politici certamente devono nutrirsi di una politica molto alta, ma il cittadino, che è partecipante, che è elettore, è obbligato anche e come ad essere protagonista di tutta la vicenda. È inutile poi piangere dopo se le cose vanno bene o vanno male, anche perché quando si dice quel deputato non fa nulla, non ha eletto certamente lo Spirito Santo, ecco, il quale sovrintenderà ad altre questioni trascendentali, oppure quel sindaco non ha corrisposto, ma anche quel sindaco ha avuto i suoi elettori, ha avuto i suoi voti, di conseguenza, ecco, la partecipazione popolare è essenziale quanto mai, e soprattutto, ecco, vivificando la periferia, perché la politica, se vogliamo, nei piani alti non è morta, sia pure attraverso scontri, attraverso incrocio di spade e compagnia bella, ma dove la troviamo proprio supina, livellata ormai? Noi la troviamo in periferia, che so, se lei va a scorrere
per le piazze di piccoli paesi che sono dei comuni della provincia di Lecce o anche di altre province, lei ecco, trova una desolazione, mentre prima la piazza era l'agorà, il momento dell'incontro, magari del pettegolezzo, se parlava di cose in maniera non appropriata, però ecco, la gente si vedeva, si aveva cioè il senso di una comunità che un po' ecco, pensava a se stessa e ai problemi di tutti, perché ritrovando normalità nei problemi di tutti ritroviamo anche il nostro interesse in senso positivo. E purtroppo il fare politica sicuramente allontana i cittadini, no? Questo appello diciamo meglio, il modo di far politica allontana il cittadino, ma purtroppo è anche il cittadino che si allontana da quelli che sono i suoi doveri, si perché attenzione, certo. Noi non abbiamo un dovere, sfugge a quelli che sono del deputato, certo. Abbiamo anche il nostro dovere civico di cittadini, certo. sarà il voto, però oltre al voto può essere anche una militanza però ricca, che porta idee a sua volta. Ecco, da dove dobbiamo prendere, da quale humus dobbiamo andare a prendere? Per esempio, si parla tanto di riforme, ma io vedo che su questo piano della riforma delle riforme ogni mattina, secondo il tipo d'alba che viene fuori nella mente di uno e dell'altro, facciamo il semi presidenzialismo, facciamo il sistema elettorale tedesco, facciamo quell'altro, se ne dicono di tante, di cotte e di crude, però non ho sentito mai, stasera o stamattina si è riunito il consiglio generale di quel determinato partito che ha deciso, per quanto riguarda il federalismo, fare in questa maniera, per quanto riguarda la giustizia, fare in quest'altra maniera. Nulla di tutto questo, quindi è mancata la regola, è mancata la collegialità e abbiamo avuto tutti i cantanti di do di petto, mentre è stato licenziato il coro, e il coro ha ringraziato Dio anche che è stato licenziato, così se ne sta bello tranquillo e supinamente, come dicevo prima, accetta le cose che gli vengono mandate, salvo poi se bisogna fare un referendum, cominciamo un altro tipo di discorso, e anche al referendum da qualche tempo a questa parte non si raggiunge il quorum voluto dalla legge, segno di ulteriore disaffezione politica. Allora la politica deve ritornare, ma questa non ce la manderanno né i francesi, né i tedeschi, né l'Europa Unita, o la fabbrichiamo da noi e soprattutto la fabbrichiamo in periferia, altrimenti la politica e resta parola perduta. Questo allontanamento fa comodo anche ai solisti, quindi questa mancanza del coro, perché poi hanno meno controlli, meno attenzione, e poi, come dicevi prima giustamente, si dice molto a livello terra terra, come si suol dire, ogni popolo del governo che si merita. E comunque abbiamo anche i nostri governanti o politici di turno che non fanno nulla Diamoli tutti sul patibolo, affezionare. A condizione che facciamo due patiboli, però ecco, uno per il popolo e uno per i governanti, e lo facciamo anche. Ecco, vediamo le riforme, onorevole Russo, quello che lei diceva prima è giusto e si inserisce in un discorso più ampio. Noi parliamo di Italia, paese unito, adesso si parla di federalismo e sembra una moda, adesso anche i partiti si vogliono federare, per esempio c'è il PD che vuole fare il partito federato per cercare di tenere insieme le varie anime di questo partito dell'amore. O di questo o della sinistra in senso più allargato, e si festeggia il risorgimento, l'anniversario del risorgimento, però ci sono queste spinte quasi secessioniste, vediamo la Lega, ma non soltanto, poi per contrastare il potere della Lega si
vede che nel sud nascono dei movimenti per portare avanti quelle che sono le istanze meridionali, Lombardo in Sicilia con le sue autonomie, la Poli in Puglia con Io Sud e così via. Allora si parla di riforme che dovrebbero essere condivise. C'è invece nel nostro paese una forza centrifuga, ognuno va per fatti propri, anche il bipolarismo lo